Eccoci di nuovo insieme, parliamo di cultura, in particolare del nuovo docufilm di Silvia Degani. Buongiorno e bentornata. Buongiorno Susanna, grazie. Di cosa si tratta e quando è nato questo progetto? Allora, questo progetto è nato intorno al 2021. In realtà non era nato come un progetto completo e come un docufilm. È nato nel secondo periodo del lockdown, quindi quando ci si poteva spostare a piedi all'interno del proprio comune. E io ho fatto una cosa che in realtà faccio abitualmente. Ossia andare a fare delle camminate nei boschi attorno a casa, quindi ad Albinea. E in quel momento lì però c'era molto più tempo a disposizione e avevamo anche un po' uno stato d'animo tale per cui stare in mezzo alla natura, nei boschi, era anche un po' un balsamo. E quindi in quel momento lì ho iniziato prima a osservare quello che succedeva nei boschi. Poi a poco ho deciso insieme a un mio amico che è una guida ambientale escursionistica di mettere nel bosco alcune fototrappole che sono delle telecamere che funzionano con un sensore di movimento, un po' come le telecamere di sorveglianza. Appena c'è un passaggio di qualcosa, un movimento davanti alla telecamera, iniziano a registrare per alcuni minuti. E in questo modo qua siamo riusciti a trovare tutta una serie di animali che poi in realtà sapevamo esserci, no? Che però nelle camminate non si possono vedere, a parte qualche Perché daino, scappano. perché scappano, quindi i lupi, le faine, poi molti animali si muovono di notte, quindi ovviamente non si riescono a vedere. Quindi a un certo punto mi sono trovata con Ma tu hai capito che c'era questo potenziale, perché comunque, se non li vedevi, c'erano i loro segni, Sì, c'erano i loro evidentemente. segni, intanto proprio dei sentieri ormai solcati dagli animali, perché comunque bene o male la fauna selvatica passa sempre, gli attraversamenti che Quindi fanno tracciati sono sostanzialmente. sempre gli stessi, poi si potevano trovare aculei di istrici, anche purtroppo animali predati, perché poi essendoci anche dei branchi di lupi si possono trovare anche quello, quindi di materiale anche ho trovato palchi di daino perché in febbraio loro li perdono, quindi ne ho trovati anche Quanto nei tempo boschi. è durata questa, diciamo, osservazione con le telecamere? È durata quasi un anno, quindi ha coperto, diciamo, un po' tutte le stagioni. Infatti ho immagini girate sia durante la neve che d'estate, quindi anche con la ricerca dell'acqua. Quindi Quante ore di girato? ah, tantissime, ho riempito un hard disk quasi da 1 TB, quindi sì. Quindi in questo documentario, quello attorno a me era un grande stupore, immagino lo stupore poiché Sì. è arrivato guardando anche le immagini, documenta proprio l'evolversi delle stagioni. L'evolversi delle stagioni, ma in realtà è diventato qualcosa anche un po' più di onirico, nel senso che a un certo punto mi sono trovata con questo materiale, però non era mia intenzione fare un documentario didascalico. Quindi la presenza degli animali c'è, però poi di fatto ho scritto un testo che racconta diciamo anche il mio procedere attraverso le stagioni in questo periodo di pandemia, quindi in questo tempo anche sospeso. Guardiamo una clip del tuo Certo. documentario e poi torniamo insieme perché ci sono molte altre cose da dire e da raccontare in questa esperienza. Giorno il mio amico Maurizio mi ha fatto vedere alcune immagini di animali catturate con la sua fototrappola. Era da un po' che volevo provare anch'io. A volte ci fermiamo davanti a un luogo per decine e decine di minuti a discutere se ha senso mettere lì la fototrappola. Era questo qua l'albero dove volevo metterla. Buona. Perché? Qua?
pesci lo metto qua, cioè l'acqua dove vengono a bere. Poi c'è quel tronco là, sì, molto bello l'albero là, che sicuramente ci sono dei passaggi. Io qua ho la telecamera col teleobiettivo, la fotografia col teleobiettivo. Buona. C'è un bosco che io chiamo il Bosco Incantato. Sembra un bosco lì da sempre, antico, con alberi altissimi e ampi spazi. Se mi siedo qui, riesco quasi a sentire una musica. Ecco, Francesco Ferretti ti ha sì. accompagnato in questa avventura. Ti volevo chiedere cosa più vi ha stupito nello stupore generale. Nello stupore, vabbè, sicuramente... E il fatto che a pochi passi da casa e anche comunque dalla città, perché Albinea è vicina, ci sia un mondo così ricco e magico e anche in scoperto, cioè nel senso che comunque non è così facile avere la possibilità di addentrarsi in questi luoghi e rimanerci così a lungo. E questa è stata sicuramente una sorpresa. E poi c'è stato un episodio invece dal punto di vista pratico che ci ha molto stupito, perché ci siamo trovati in una situazione di una radura all'interno di questo bosco magico di cui parlavo, e, dove sicuramente succedeva qualcosa, però non si capiva cosa, perché c'era proprio una spianata del terreno. Abbiamo lasciato lì le fototrappole e dopo ci siamo accorti che in realtà lì c'era una sorta di lotta continua dei maschi di daini con i palchi, e molto spesso c'erano anche le daine femmine a mo' di platea a osservare questa lotta, che a volte è una lotta proprio per affermarsi, altre volte invece è una lotta che diventa un gioco, un esercitarsi, e quello è stato, diciamo, il momento in cui ci ha creato più stupore. E poi quindi anche, erano tanti? Sì, 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 poi si alternavano nella lotta. Infatti sì, immagino sia stato anche molto bello sì. vedere queste immagini. Quindi le fototrappole le avete poi sistemate e anche spostate in base all'osservazione del sì, terreno, sì, sì, del sicuramente territorio. Sì, siamo andati un po', diciamo che verso l'estate abbiamo cercato di metterle vicino a dei corsi d'acqua o delle piccole pozze d'acqua, perché sicuramente erano più frequentate per la ricerca dell'acqua. Siccome si dice sempre che non ci sono più le stagioni, più che le mezze stagioni, invece nel documentare anche il bosco e il territorio che cambiava, avete visto in realtà sì, dei cambiamenti? Sì, sì, ci sono i cambiamenti, ci sono per fortuna ancora, e ci sono anche perché del ciclo della vita, perché c'è il momento della maternità, quindi dei cuccioli di cinghiale che vengono allattati dalla mamma, e i piccoli di daino, quindi diciamo che c'è proprio un ciclo della vita, sia per quello che riguarda le piante e la natura, ma anche proprio della vita degli animali stessi. Poi il cambio anche del manto, dei daini, insomma, si scoprono e si notano tante cose. Ti volevo chiedere, avete scelto anche una particolare colonna sonora? Sì, sì. Quale? Sì. Perché? Ma diciamo che, ecco, quando prima parlavo di documentario onirico, mi riferivo anche al fatto che all'interno io ho messo tutte delle suggestioni sonore che mi venivano in mente dalle varie osservazioni. Per esempio il verso del cuculo è un verso che viene ricreato musicalmente in una melodia di Mahler, del compositore Mahler, all'inizio della sinfonia, no? E viene ricreato per poi raccontare il mondo del bosco attraverso la sua sinfonia. Poi, oltre alla musica, c'è stato anche un grosso lavoro che ho fatto di post-produzione audio, perché le fototrappole hanno un audio pessimo, nella registrazione quasi non si sente, quindi io dopo in studio ho ricreato tutti i suoni.
per cui i passi dei daini, dei caprioli, li ho ricreati mettendo sulla scrivania tutte le foglie secche e facendo... Quindi c'è anche un gran lavoro di post-produzione. C'è un messaggio da casa, una persona si chiede se non vi hanno manomesso o rubato le videotrappole. No, nel senso che noi avevamo avuto l'accortezza di legarle anche con la catena, quindi... Poi effettivamente erano in situazioni in cui di passaggio di persone non ce n'erano, perché non le mettevamo sul sentiero, ma le mettevamo... Non diciamo sul sentiero umano, sì, ma su quello animale. Sì, quindi poi sono anche un po' mimetizzate nei colori, non è così semplice vederle. Questo è un documentario adatto a tutti, mi verrebbe proprio da dire, lo avete già presentato, ti chiedo che appunto anche reazione hai trovato in chi l'ha visto e poi se lo ripresenterete in altre occasioni. Certo, allora l'abbiamo presentato ad Albinea da poco, nella sala civica della biblioteca, in collaborazione quindi col comune e con il Festival Itaca, che è il Festival di Turismo Responsabile. C'è stata una reazione molto bella e positiva, c'erano più di 140 persone, c'è stato molto entusiasmo. Diciamo che questo documentario in modo trasversale può essere adatto dai bambini alle persone adulte, comunque chi ha una sensibilità per la natura. E in quell'occasione c'erano tante persone, anche da camminatori a amanti della natura, e devo dire che sono stati tutti molto contenti, tant'è che mi sono arrivate diverse richieste di proiezioni. E la prima ci sarà il 29 settembre alle 20:45 nella sede del Centro Educativo Ambientale di Borzano. E poi ci sarà anche un'altra proiezione al CAI di Reggio, che adesso deve essere ancora fissata la data, e poi via discorrendo. È il mondo animale che affascina sempre, immagino. Sì, è il mondo animale, ma quello che mi è stato appunto riportato è anche proprio la suggestione emotiva che ne scaturisce dalla visione di questo documentario, che poi era la cosa che mi interessava di più, diciamo la parte intima che viene fuori. Cioè sì. Il nostro ritrovarsi nella natura. Ne abbiamo bisogno, e anche la fase della pandemia ci ha più avvicinato alla natura. Sì, e no, quindi immagino che anche questo sia comunque sotto traccia un racconto. Certo, sì, è un racconto sicuramente legato molto alle mie suggestioni, anche ai ricordi infantili, la mia passione per la musica oltre che per la natura, e l'accompagnamento sono questi animali che si muovono, ed è proprio interessante vederli nel loro ambiente senza nessun disturbo, perché noi siamo abituati a vederli magari correre, ma lì vediamo anche negli atteggiamenti che hanno, nel modo che hanno di osservare le cose intorno a loro, quindi è molto interessante. Molto interessante e suggestivo. Grazie a Silvia Degani per essere stata con noi.